la radio a pezzi. Va bene, dai, sentiamo se risponde su questo numero. Forse ho sbagliato io di contattarlo. Forse ho sbagliato io di contattarlo. Come sempre, il capo espiatorio sono io, sono gli erroni. Eccoci qua. Ah, buongiorno. Stavamo sbagliando numero, è vero. Il bello della diretta. Esattamente. Bene, allora. Mi stavo guardando anche sul web, no? Sicuramente è meglio il mio studio rispetto a quello di Nereo. Sicuramente, sì, ma il Nereo solo travi. hai cambiato la pagina dietro nel frattempo? Sì, esattamente, perché vi voglio, intanto voglio iniziare a darvi subito le pagelle. Vai veloce, le pagelle di Tonino, vai! Esattamente, infatti partirò dal numero 10 al numero 1 e vi spiegherò tutto. Dal numero 10 partiamo con Roberto Baggio. Vedete anche Roberto Baggio da dietro, alla calcetta. bella schiena, eh! Silenzio! Non è bello dire Roberto Baggio da dietro, comunque... Allora. Silenzio, vai! Esatto, è stata la leggenda del calcio e oggi compie 50 anni. Tanti auguri! Auguri, al Roberto! Al numero 9 ho messo gli esperti della UEFA. Hanno pronosticato la vincente della Champions del 3 giugno, il Barcellona. Complimenti! Al numero 8 ho messo Ancelotti, batte 5-1 l'Arsenal. Vero. E si candida per la vittoria finale. Povero Carletto, vai. Fai finta che non abbia detto niente, Tonino. Vai. Va bene, perfetto. Al numero 7 ho messo i tifosi dei napoletani. Non si era mai visto un pubblico così avanti. Benissimo, poi... Numero 6, numero 4, dove sei? Al numero 6 ho messo il Paris Saint-Germain. Hanno umiliato il Barcellona e forse hanno segnato la fine di un ciclo. Buscopan. Cosa fai? Battute, tienetele per te. Non ho capito. Allora, al numero 5 ho messo Gozza, la decisista italiana. È vero. Terza nel gigante di San Mori e la prima medaglia dei mondiali dell'Italia. Bene. Va bene, al numero 4 ho messo Bernardeschi, segna, fa vincere la Fiorentina. Fiorentina, eccolo lì, bravissimo. Esatto, e si fa un bel regalo di compleanno. Cioè? Tanti auguri. Regalo? Finiamo la pagina. Sono gli auguri di Tonino, regalo. Sì, perché compiva gli anni giovedì. Va bene. Al numero 3, attenzione sul podio, ho messo Cristiano Ronaldo. Oh! Perché? Ulala. Perché? Quando la sua squadra è in difficoltà, lui tira fuori sempre la zampata giusta. Ah, ok. Perfetto. Al numero 2 è un fuoriclasse. Ragazzi, è un fuoriclasse. Concludiamo, vai. Al numero 2 ho messo Insigne. Grande prodezza e per 20 minuti ha fatto segnare Napoli. Scugnizzo. Va bene. Non ho capito, ma va bene. Sì, sì, ma... Non sono d'accordo sulla numero 2, se permetti, perché un gol, vabbè, basta, finita lì. Però lui l'ha messa. Comunque, lì, lui è autorevole. La numero 1! Al numero 1, questa settimana, ragazzi, ho messo Zeko della Roma. Hai ragione. Perché fa 3 gol al Villarreal, è in testa alla classifica dei capocannonieri dell'Europa League con 8 reti, e fino adesso ha segnato 28 reti. Stagionali. Quindi è il giocatore che ha segnato di più in Europa. Pensate che tutti lo insultavano quando l'ha acquistato la Roma, eh? Esatto. Vabbè, possiamo concludere che stiamo un po' dilungando. Grazie Tonino, la pagella, dove facciamo un applauso. Il nuovo format da Tonino Sport News è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie. La radio a pezzi.